È così, andò. Andò. È lì, eh? Antonio, è vero che è diventata la stessa che l'abbiamo avuta. No. Buongiorno, prego i consiglieri di prendere posto tra i banchi. Invito il segretario generale a procedere all'appello nominale. Allora prego i consiglieri di prendere posto tra i banchi. Invito il segretario generale a procedere all'appello. Chiamate pure Antonio Pentano. Ah. Albano Serena. Marilena. Amente Mafalda. Apreda Raffaele. Ascione Alfonso. Balsamo Giuseppe, Bellerè Giovanni, Capone Donato, presente, sono un timido, Carcatella Giorgio, Carfora Vincenzo, Cervone Luigi, Cigliano Dario, Cilenti Massimo, Costa Massimo, Delfino Ottavio, Delle Cave Angelo, Del Prete Vincenzo, Desiano Domenico, Di Guida Antonio, Durazzo Antonio, Falco Antonio, Falcone Livio, Ferrandino Giuseppe, Filoia Massimo, Flauto Enrico, Fomez Arturo, Fuschino Giuseppe, Gambardella Elisabetta, Giorgiano Domenico, Giuliano Giovanni, Guarino Francesco, Marano Maglio, Monopoli Simone, Morra Carlo, Pace Maria Caterina, Palomba Giovanni, Ricci Salvatore, Rispoli Luigi, Romano Angelo Antonio, Rosa Anna Brigida, Schiano Ermanno, Scogliamiglio Giampaolo, Scotto Dominico Tommaso, Sommese Carmine,
Sorianiello Luigi, Vaiano Carlo, allora, mi dammi disciplinata voce. Amanta Mafalda, Apreda Raffaele, Balsamo Giuseppe, Carfora Vincenzo, Costa Massimo, Delle Cave Angelo, Desiano Domenico, Fuschino Giuseppe, il flauto è presente. Fuschino Giuseppe, Giorgiano Domenico, Giuliano Giovanni, Guarino Francesco, Romano Angelo Antonio, Scogliamiglio Giampaolo, Scotto Dominico Tommaso, Sommese Carmine, Vaiano Carlo. Ah, entra Giorgiano. Entra Giorgiano. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 i presenti facci. Allora, i presenti sono 30, la seduta è valida, nomino scrutatori i consiglieri Delfino, Cigliano e Pace. Siamo quindi al primo punto all'ordine del giorno. Chiede di intervenire il consigliere Fomez, prego. Chiede l'inversione all'ordine del giorno. Come primo punto il provvedimento sulla nomina del consigliere di pari opportunità. Per appello nominale. Sarebbe il terzo ordine. Vedete un attimo questo pianino. Vedete un attimo. Se domani facciamo un incontro. Sì, fa venire, ci incontra un attimo. Qui Antonio, qui stanno iniziando. Ci stanno tutti quando è stato fatto pure. Comunque volevo dire. C'è una proposta da parte del Partito Democratico di invertire l'ordine del giorno. Prego il segretario generale, chiede di intervenire sul punto il consigliere Belleri, prego. No, io volevo fare una richiesta agli amici della minoranza, in particolare al consigliere Fomez.
di ritirare questa richiesta di inversione dell'ordine del giorno, perché ritengo che sia più importante oggi affrontare innanzitutto la questione relativa alla dismissione della nostra partecipazione in Autostrade Meridionale. Quindi lo inviterei, stante la delicatezza dell'argomento che riguarda appunto questa dismissione e gli impegni futuri che dovrà andare ad assolvere la provincia, anche in virtù del fatto che proprio ieri abbiamo approvato il bilancio, di soprassedere almeno per il momento su questa richiesta. Grazie. Allora c'è la richiesta del consigliere Bellerè. Richiesta del consigliere Bellerè al consigliere Fomez. Consigliere Fomez ritiene di dover mantenere la sua proposta. Invito il segretario generale a procedere alla votazione per appello nominale. Albano Serena. Contrario. Amente Mafalda. Apreda Raffaele. Ascione Alfonso. No. Favorevole o contrario? Contrario. Balsamo Giuseppe. Assente. Bellerè Giovanni. Contrario. Capone Donato. Contrario. Carcatella Giorgio. Favorevole. Carfora Vincenzo. Assente. Cerbone Luigi. Contrario. Cigliano Dario. Contrario. Cilenti Massimo. Favorevole. Costa Massimo. Assente. Delfino Ottavio. Contrario. Delle Cave Angelo. Assente. Del Prete Vincenzo. Contrario. Desiano Domenico. Assente. Di Guida Antonio. Contrario. Durazzo Antonio. Falco Antonio. Falcone Livio. Ferrandino Giuseppe. Filoia Massimo. Flauto Enrico. Fomez Arturo. Cuschino Giuseppe. Gambardella Elisabetta. Giorgiano Domenico. Giuliano Giovanni. Guarino Francesco. Marano Maglio. Favorevole all'immersione. Monopoli Simone. Contrario. Morra Carlo. Morra Carlo. Pace Maria Caterina. Favorevole. Palomba Giovanni. Contrario. Ricci Salvatore. Contrario. Rispoli Luigi. Contrario. Romano Angelo Antonio. Assente. Rosanna Brigida. Schiano Ermanno. Contrario. Scogliamiglio Giampaolo. Assente. Scotto Dominico Tommaso. Assente. Sommese Carmine. Assente. Sorianello Luigi. Contrario. Baiano Carlo. Assente.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Allora, su 30 presenti e votanti, 12 hanno votato a favore, 18 contrari. Allora, con 18 voti contrari e 12 a favore, viene respinta la proposta. Chiede di intervenire il consigliere Bellerè. Sì, Presidente, io chiedo allora l'inversione dell'ordine del giorno per passare al primo punto, a trattare il numero 5, se non erro, che riguarda appunto la dismissione in autostrade meridionali. Allora, pongo in votazione la richiesta di inversione del consigliere Bellerè. Chi è d'accordo alzi la mano, chi è contrario resti fermo, chi si astiene lo dichiara. A maggioranza viene approvata l'inversione all'ordine del giorno. Quindi siamo al punto numero 5 del primo punto, del primo ordine del giorno aggiuntivo. La delibera è la numero 392. Delibera di dismissione partecipazione in autostrade meridionali. Prego l'assessore Nasti di relazionare al Consiglio. Allora la dottoressa Miele, prego. Buon pomeriggio. Allora, questa delibera è stata proposta alla Giunta Provinciale a giugno del 2013 conseguenza di una direttiva impartita dalla stessa giunta provinciale con la delibera 915 di dicembre 2012, periodo nel quale, come ricorderete, all'indomani dei tagli consistentissimi sui trasferimenti a favore della provincia di Napoli e in vista di tagli più che doppi previsti per il 2013, la Giunta aveva declinato un elenco di azioni alle quali venivano invitati i dirigenti dell'ente, gli apparati organizzativi dell'ente a uniformarsi per appunto prendere provvedimenti che potessero in qualche modo rimodulare il bilancio di previsione 2013 in maniera tale da rispettare il patto di stabilità, che era diciamo l'argomento principale. E tra questi punti prescritti dalla delibera 915 c'era il punto 3, se non vado errato, lettera B, che prevedeva la dismissione di partecipazioni azionarie che non rientrano nella sfera di competenza della provincia stricto senso. E nel marzo-aprile del 2013 è stata predisposta dagli uffici della direzione partecipata una relazione che è stata trasmessa al Presidente, che illustrava un panorama, uno scenario di tutte le partecipazioni dell'ente al fine di rendere edotto il Presidente e poi successivamente la Giunta su quelle che potevano essere le società che presentavano profili idonei per la dismissione. L'indirizzo politico ricevuto è stato quello di dismettere Autostrade Meridionali, che appunto è una società, come sapete, quotata in borsa ed è una partecipazione storica della provincia, anche se il tipo di servizio che eroga alla collettività è tra quelli meno strettamente inerenti alle funzioni istituzionali dell'ente. Si tratta di una società che per quanto abbia registrato un declino negli ultimi 4-5 mesi per i noti scenari borsistici internazionali, comunque consente all'ente provincia di realizzare, ove mai la procedura dovesse essere conclusa una volta approvata eventualmente da questo Consiglio la delibera entro il 2013, un introito sul titolo quarto delle entrate di circa 3 milioni e 2, 3 milioni e 3, introito che permetterebbe di conseguenza, stante il modello patto di stabilità, di liberare pagamenti a ditte al titolo secondo della spesa, pagamenti e non impegni per la stessa entità. Grazie. Ringrazio la dottoressa Miele e chiede di intervenire il consigliere Bellerì, prego. Sì, grazie Presidente. Io, dopo aver ascoltato la relazione della dirigente, ma soprattutto dopo aver ascoltato
anche le motivazioni dell'assessore nelle scorse sedute sono dell'idea che la provincia di Napoli debba entro il 2013 dismettere la sua partecipazione allo Stato meridionale. Io ho apprezzato molto l'intervento del consigliere Fomez e anche l'intervento ieri del collega Ascione, che hanno sollevato dei dubbi giustamente su questa fuoriuscita, stante anche gli attivi di bilancio che, come partecipata, forse è stata l'unica che ha visto in positivo la provincia. Ma voglio ricordare, come l'ha ricordato lo stesso Alfonso Ascione, che si tratta di utili pari a circa, che non hanno mai superato i 100.000, i 110.000 euro, e che se calcolati per ogni anno non penso che vadano a raggiungere la cifra di 3 milioni, 3 milioni e 3 che noi andremo a realizzare con la dismissione, anche perché sono utili che non sono certamente certi, ci sono stati nei scorsi esercizi, non è detto che ci saranno anche nei prossimi, e ritengo che questi invece, è anche alla luce di quello che sarà poi il futuro dell'ente provincia da qui a 7-8 mesi, io ritengo che sia utile per la provincia approfittare appunto di questo stato di benessere in cui verte ancora la società di Autostrade Meridionali, uscire da questa partecipazione e investire i 3 milioni, 3 milioni e 3 in cose più importanti. Diceva la dirigente, parliamo di soddisfare alcune ditte che avanzano forse dei soldi alla provincia, immagino anche ditte che hanno a che fare con le scuole, che hanno a che fare con le scuole, e quindi io ritengo che appunto ad anni scolastico già iniziato, a bilancio approvato, io ritengo che sia utile, ripeto, uscire da questa partecipazione e investire subito questi 3 milioni e 3 in cose certamente più utili e che riguardano più da vicino la collettività e i cittadini della nostra provincia. E quindi invito il Consiglio a valutare questa mia riflessione e a votare favorevolmente la delibera in oggetto. Grazie. Presidente? Presidente, posso? Consigliere Cilenti, prego. Allora, mi ricollego subito a quanto diceva il consigliere Bellerè, notando che nonostante l'assessore ieri e il presidente abbiano più volte ribadito che questo era un provvedimento fondamentale per la maggioranza che siede in consiglio sono appena 18 consiglieri. Questo registro soltanto come fatto. Allora, io adesso ripeto, come ieri, mi rivolgo non ai consiglieri, ma al gestore delle sostanze delle proprie case. Ognuno di noi, quando ha di fronte un patrimonio, cerca di gestirlo al meglio e cerca di farlo approfondendo un poco la materia. Io mi sono permesso di andare un po' ad approfondire la materia e non mi convince la dismissione, l'ho detto in chiare lettere in maniera molto leale all'assessore, anzi invito anche a voi a ragionare sulla questione. Non è strategico per la provincia perché la abbiamo acquistata, d'accordo. Noi abbiamo 218.000 e rotte azioni, 218, che oggi valgono, stamattina 15,36 euro, valgono circa 3.300.000 euro. Il bando di gara, che pure spaventa, che in qualche modo potrebbe far perdere alle autostrade meridionali la concessione delle autostrade stesse, è in via di definizione a giorni, un mese, già doveva essere chiuso all'inizio del 2013, e prevede nel bando di gara al gestore uscente, cioè se Autostrade Meridionali, di cui abbiamo le azioni, esce, si becca 410 milioni d'euro, considerato che è una società di scopo, cioè l'unico scopo che ha è quello di fare le autostrade, gestire le autostrade in questione, significa che al netto delle perdite si incassa circa 200 milioni di euro da dividere tra i soci. Le azioni, con un conto matematico mio, che non sono bravo in matematica, raddoppiano, cioè da 15 euro vanno a finire a 28 euro. Ora, dico io, mi auguro che il consigliere Pace
che mi aveva chiesto le motivazioni per le quali stiamo facendo tra virgolette, stiamo cercando di fare i buoni amministratori e i buoni padri di famiglia. Queste sono le motivazioni. Se vince Autostrade Meridionali, Alfonso, se vince Autostrade Meridionali, considerato che l'investimento delle società partecipanti è di circa 800 milioni appena entrano, 800 milioni appena entrano nella gestione, se Gavio, che è uno dei partecipanti, oltre a Autostrade Meridionali, vince la gara, mette subito sul tavolo 800 milioni d'euro. Quindi il cash flow verificato è ottimo, non buono. Perché è sceso quest'anno? Sono scese le azioni in misura dell'8%, non di cifre enormi. Perché nell'ultimo anno di gestione della concessione sono previsti investimenti, dovevano completare delle opere in maniera massiccia, ma ritornano tutte quante nell'eventualità perda, nell'eventualità vinca. Allora dico io, ma lo dico in maniera, scusatemi se mi sto infervorando, in maniera semplice, perché dobbiamo dismettere queste azioni? Considerato anche, qui entra il dato politico, che se è vero che questo bilancio era risicato, alcune poste in bilancio, lo dicevamo ieri, potevano essere impostate in maniera diversa. Quindi non vale l'idea, e mi permetto di suggerirlo anche a bassa voce, guardate che se non approviamo questo non possiamo fare quest'altro, potevamo fare altre cose ieri e avete deciso di fare altro. Avete impostato in un certo modo il bilancio, avete fatto delle scelte, non si può dire che se non si vende Autostrade Meridionali. Ora, il mio ragionamento, non sono azionista tramite la provincia, se fossi un azionista privato chiederei alla provincia vendetemi quelle azioni, oggi, anche a 17 euro. Chiaro? Questo è il ragionamento semplice. Se noi dobbiamo svendere i gioielli di famiglia, stiamo facendo un passo in quella direzione. Grazie. Presidente. Consigliere Fomez, poi consigliere Carcatella e poi Marano. Fomez non ha chiesto... Allora, Marano e Carcatella, prego. No, molto semplice. Al di là del problema tecnico-economico, per il quale è abbastanza insensato dismettere azioni con riguardo ad una società con riguardo alla quale ci sarà necessariamente una crescita per l'ovvio sviluppo della rete autostradale che vi sarà. Quindi è già di per sé è insensata la dismissione di azioni che hanno davanti molto probabilmente una crescita ad una cifra estremamente modica, con la quale, tra l'altro, la provincia sa già cosa farà, ma potrebbe trovare le risorse per quel che intende fare sicuramente altrove. Quindi, al di là del problema tecnico-economico, mi vorrei concentrare su un problema di natura politica. Io ritengo che questo Consiglio provinciale, così come tutti i consigli provinciali d'Italia, non debbano né una volta, nemmeno una volta, uscire dall'aula senza fare una domanda al governo. Cioè, allora, se questo è un ente in liquidazione, allora è comprensibile il fatto che si vogliano dismettere delle azioni che probabilmente vedranno una propria crescita, se questo è un ente in liquidazione. Ma questo ce lo deve dire il governo. E allora io chiedo all'Aula che ogni volta in cui finisce un dibattito bisogna chiedere al governo chiarezza con riguardo al nostro futuro, perché se noi non sappiamo qual è il nostro futuro, tutte le scelte, anche quelle economiche, sono del tutto viziate. Allora, se questo è un ente in liquidazione, comprenderei la scelta, ma c'è qualcuno che ce lo deve dire. Grazie. Colleghi, chiedo scusa, però consentiamo di poter svolgere gli interventi. Consigliere Fomez, c'era prima il consigliere Carcatella che si era prenotato. Prego, consigliere Carcatella. Allora, cede a consigliere Fomez la precedenza. Metto a votazione la richiesta di sospensione per 10 minuti di lavori del Consiglio. Grazie. Per problemi.
Sta parlando. No, 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 chiedo una sospensione. È possibile mettere a votazione questa proposta? No, vorrei comprendere la finalità. Se è possibile, è lecito. Finita ieri la discussione. Non ci avete fatto votare, non ci avete registrato. Io chiedo una sospensione. La vuole mettere, Presidente? Ma siamo in fase di discussione. Che significa? Ho fatto un intervento del tutto, la metto in discussione. Però è del tutto inusuale, perché lei non ha nemmeno motivato la richiesta di sospensione. Vogliamo consentire al consigliere Carcatella, che aveva già chiesto di intervenire, di poter svolgere il suo intervento? Consigliere Carcatella, prego. Allora, io avevo ceduto tranquillamente la parola al consigliere Fomez, perché non ho difficoltà se c'è da parte dell'Aula una necessità di un approfondimento, e quindi mi riservo di fare successivamente le mie valutazioni. Se invece l'idea dell'Assemblea è quella di andare avanti nelle motivazioni e quindi poi esprimere una posizione, io naturalmente faccio le valutazioni sulla questione, esprimendo il mio punto di vista ed indicando precisamente in che misura noi pensiamo di esprimere una posizione su questa materia. Allora, attimo solo, consigliere Carcatella. Scusatemi, collega Ascione, chiedo scusa. No, vogliamo consentire al consigliere Carcatella di svolgere il suo intervento. Chiedo all'Aula cortesemente un minimo di attenzione. Grazie. Prego, consigliere. Allora, noi su questa questione non ci sottraiamo alla discussione e non sfuggiamo alle responsabilità, perché riteniamo che sia un argomento delicato, riteniamo che ci possano essere risvolti abbastanza anche complicati e drammatici, però è evidente che qui vanno fatte le dovute valutazioni su quello che sta accadendo, nel senso che voi vi assumete una responsabilità come maggioranza di andare a dismettere una partecipazione in una delle poche società che sostanzialmente producono reddito e dimostrano che in questo momento possono anche recuperare il trend che apparentemente è sembrato negativo per quella che è stata la perdita di appena 12.000 euro rispetto a quelle che sono situazioni ben diverse e molto più grandi di altre partecipate. Naturalmente, ripeto, vi assumete una responsabilità perché state dicendo che questa è l'unica strada per poter giungere a trovare una soluzione per problemi molto delicati e che sono alle porte, che potrebbero avere risvolti sulla vita di lavoratori e lavoratrici, che potrebbero avere risvolti su quelli che sono gli scenari di futuri di soggetti che si stanno organizzando per rilanciare delle attività. Quindi vorrei che fosse chiaro, noi siamo qui per confrontarci e ribadirvi il nostro no secco, ma ci aspettiamo che voi allora come maggioranza esprimete in modo già altrettanto e coerente che invece pensate che questa è la soluzione possibile, naturalmente assumendovi le responsabilità, e controlleremo da qui a qualche giorno quale sarà il risvolto di questa scelta che noi riteniamo sbagliata, perché potrebbe trovarsi altrove le risorse e quindi la soluzione. Francamente, questo è un po' il punto di vista che noi mettiamo in campo. Oltre queste vicende non ci sentiamo di andare, in modo responsabile continuiamo a partecipare ai lavori e ci atterremo a quella che è la discussione sulla scelta che poi andremo a fare, esprimendo il nostro voto contrario in modo chiaro. Viene capitato. Presidente, vogliamo mettere la proposta a votazione? Sì, no, volevo chiedere prima se ci sono altri interventi. Allora, consigliere Ferrandino e poi consigliere Ascione.
Presidente, prima della sospensione vorrei fare alcune riflessioni, anche perché in materia di danni erariali purtroppo in qualità di sindaco spesso sono incappato in varie procedure che poi fortunatamente hanno avuto buon esito, però so come ragionano dall'altra parte della barricata. Credo che oggi, senza un accurato approfondimento sul reale valore che oggi hanno queste azioni, sul potenziale valore che potranno avere da qui a qualche tempo, noi faremo avremo oltre che una grave presa di responsabilità che secondo me non ci possiamo sicuramente permettere il lusso di avere, ma credo che anche dal punto di vista dell'immagine la provincia di Napoli, che forse può essere uno dei pochi fiori all'occhiello che ha, la partecipazione di un'azienda, di una società, di una SPA così importante, tra le altre cose in attivo, che può dare lustro a quella che è un'istituzione quasi in smobilitazione, credo che una delle poche cose positive non vada persa. Quindi io farei un, lo dico anche da consigliere di minoranza, nel senso che la provincia è di tutti, e credo che può essere motivo di vanto continuare a partecipare a questa società che, ripetiamo, è in attivo. Se proprio la volontà dell'amministrazione è quella di dismettere, andiamoci cauti con i piedi di piombo, facciamo evidentemente dei piani dove ci sta qualche esperto che ci dirà soprattutto le potenzialità di queste azioni, quanto potenzialmente da qui a qualche tempo possono valere, perché nella malaugurata ipotesi che oggi si cede un'azione a 15 euro, mi diceva Massi, e tra poco diventa molto di più, credo che possano anche intravedersi profili di natura penale. Io penso che di fronte a tutte queste ipotesi, che non sono prevedibili oggi, bisogna fare un serio approfondimento, una seria riflessione, perché credo che sennò si ci avvia al buio su una delibera che potrebbe creare grossi problemi personali e all'ente stesso. Grazie. Ringrazio il consigliere Ferrandini. Il consigliere Ascione, prego. Cercherò di essere molto breve, in quanto voglio fare una proposta alla fine che magari può essere convergente anche rispetto a quella del capogruppo Fomez del PD. Però alcune precisazioni è opportune averle, perché ieri io su questa cosa sono intervenuto e ho detto delle cose, che questa società dal 2012 fino al bilancio 2011 ha prodotto ogni anno per l'amministrazione provinciale 170.000 euro all'anno. È l'unica società che ci porta qualcosa in casa. Orbene, tutte le altre partecipate che ci fanno perdere fino a 20 milioni all'anno, vedi CTP, nessuno si preoccupa. La preoccupazione è che in questi ultimi 6 mesi questa società ha approvato il bilancio e ha perso la società 245.000 euro. La nostra quota è 12.000 euro, perché noi abbiamo il 5%. La dottoressa Miele mi diceva: perché non ha uno scopo di interesse di queste. No, dottoressa, questo non lo potete dire. Ricordo che l'amministrazione provinciale di Napoli è composta, oltre dei comuni a nord della città di Napoli, c'è l'area costiera e vesuviana che attraversa e ci fa raggiungere a Salerno e anche Napoli. Quindi non può dire questo, perché altrimenti significherebbe che dovremmo uscire anche dalla GESA, perché l'aeroporto non è un'attività di scopo del territorio. Allora noi lo riteniamo come collegamento di sviluppo del territorio, e quindi è inteso anche questo, non è una giustificazione, assolutamente. Sarebbe stato bello e opportuno che questa discussione fosse fatta insieme a tutte le partecipanti, perché questa è la cosa ancora più grave di questa amministrazione, che non c'è una regia unica e una scelta unica rispetto a questa delibera, amici miei, ricordate, è stata fatta all'insediamento di questa amministrazione nel 2009, dove l'assessore Iorio, se ricordo bene, diede l'indicazione di quello che si doveva fare sulle partecipate. Non so se poi quella sua assenza breve, assenza ci fu detto per malattia, però che io sappia lui lavora ancora al Ministero del Tesoro. Probabilmente gli dissero: stati a casa, perché probabilmente questo tuo indirizzo non va bene, in quanto chi sa. Allora, rispetto a questa cosa, portateci una proposta che vede tutti. In più, Massimo Cilenti ha detto una cosa seria e gravissima, perché oltre al discorso Corte dei Conti, caro sindaco Ferrandini, tu dici bene, c'è anche un aspetto di carattere penale,
perché c'è una gara in corso da agosto scorso per l'affidamento, per la nuova concessione per i 30 anni delle autostrade. E se vince l'autostrada meridionale, questo nuovo rinnovo, automaticamente i titoli sale, perché non è un titolo di borsa, e se perde comunque avrà un recupero e un riconoscimento. Quindi, ma che stiamo dicendo? Cioè veramente siamo proprio nell'assurdità di fare una cosa del genere, la celerità di una scelta del genere. Ma poi la cosa ancora più che mi impressiona e mi preoccupa, dottoressa Miele, mi scusi, in questo momento mi rivolgo istituzionalmente, anche nel rapporto amicale. Lei dice per pagare, ma per pagare che cosa? Sarebbe stato opportuno, se fosse stata un'amministrazione che ha un obiettivo e un progetto, poteva dire, signori miei, noi 3 milioni e 400 di queste quote, e quindi la vendita da questa azione, sono finalizzate a, e l'elenco. Ma una cosa che non è ancora più grave questa, è ancora gravissima, perché se avesse avuto uno scopo finalizzato, era giustificabile anche il rischio, magari dici in questo momento rinunciamo a quei fondi perché magari ci permette di... No! Noi abbiamo pagato, penso che questa amministrazione provinciale, forse una delle poche amministrazioni, ragione di Grimaldi, lei mi può dare conforto, che abbiamo liberato 10 milioni di euro o più per le ditte che erano in sospeso, che dovevano regolare, anche di più, anzi quasi pare che addirittura abbiamo azzerato quello che era il nostro debito. Poi, quando lei mi dice altre ditte, parliamo di altre ditte che dovranno venire, allora dice pure i ditte che deve questi soldi, perché probabilmente c'è una finalità per le ditte che debbono avere questi soldi, e allora probabilmente anche questo è il motivo. Poiché io ritengo, anche perché dalle cose che ha detto l'assessore al bilancio, in riferimento a questo recupero di fondi servirebbero per le partecipate, mi sembra anche questo, perché lei dice una cosa e l'assessore dice un'altra. La proponente di questa delibera è l'assessore, tanto è vero che l'organo di controllo, i revisori dei conti si sono limitati a dire questa è una proposta dell'assessore, tanto è vero che io li ho accusati che non avevano espresso parere rispetto a, perché un'operazione del genere ci voleva un parere di un esperto. Mi sembra strano che non ci sia preoccupato. Allora proprio per questo ritengo che c'è bisogno di un approfondimento e probabilmente anche di un esperto che possa tranquillizzare l'intero consiglio, non è più questione maggioranza e minoranza, anzi il fatto che la maggioranza oggi stiamo 18 di nuovo vuol dire che molti della maggioranza sono preoccupati a votare, perché ieri c'era una presenza massiccia. Oggi, allora proprio per questo e per un approfondimento io propongo, Presidente, magari poi se può essere la stessa proposta di c'è già una proposta della Giunta però, dell'assessore Nasti. No, io dico questa è la mia proposta, poi finisco. Prego. Quello là di riportare questa delibera in commissione bilancio e avere la possibilità di un approfondimento, ma non solo, di avere anche una consulenza specifica. Grazie. C'è una proposta, lo dico prima dell'intervento del consigliere Ricci, c'è una proposta della Giunta dell'assessore Nasti, che naturalmente faccio mia, di ritirare il provvedimento oggi per rimandarlo all'esame in commissione. Quindi se diciamo il consigliere Ricci... No Presidente, prego. Visto che c'è la proposta della Giunta non è più allora io metto in votazione la proposta testé fatta di rimandare, vogliamo votare prima di rimandare in commissione, allora proposta di rimandare in commissione l'atto. Chi è d'accordo alzi la mano, chi è contrario resti fermo, chi si astiene dichiari. All'unanimità viene accolta la proposta. Adesso c'è una proposta di sospensione che viene da parte del consigliere Fomez. Chiedo di metterla in votazione. Chi è d'accordo alzi la mano, chi è contrario? No, la sospensione, mi pare che la mantiene la richiesta di sospensione. Ah? Allora possiamo procedere. Allora siamo al punto numero 1 che riguarda la delibera numero 491 sulla quale relaziona l'assessore Alfano. Prego assessore. Il punto è il numero 4 dell'ordine del giorno. Buongiorno innanzitutto. No, sono degli interventi urgenti su alberi che sono sulla strada provinciale che richiede un intervento immediato per l'incolumità, quindi questo è l'intervento, grazie. Chiedo se ci sono interventi, se non ci sono chiedo la votazione per appello nominale, Presidente. Consigliera Gambardella chiede la votazione per appello nominale.
invito il segretario generale a procedere. Albano Serena. Amente Mafalda. Aprete Raffaele. Ascione Alfonso. Balsamo Giuseppe. Assente. Bellerè Giovanni. Favorevole. Capone Donato. Carcatella Giorgio. Carfora Vincenzo. Ci sta Carfora. Cerbone Luigi. Cigliano Dario. Cilenti Massimo. Costa Massimo. Delfino Ottavio. Delle Cave Angelo. Del prete Vincenzo. Desiano Domenico. Di Guida Antonio. Oh, perfetto. Durazzo Antonio. Falco Antonio. Falcone Livio. Ferrandino Giuseppe. Filoia Massimo. Flauto Enrico. Fomez Arturo. Fuschino Giuseppe. Gambardella Elisabetta. Giorgiano Domenico. Giuliano Giovanni. Guarino Francesco. Marano Maglio. Monopoli Simone. Morra Carlo. Pace Maria Caterina. Palomba Giovanni. Ricci Salvatore. Rispoli Luigi. Romano Angelo Antonio. Rosa Anna Brigida. Schiano Ermanno. Scogliamiglio Giampaolo. Scotto Dominico Tommaso. Sommese Carmine. Sorianello Luigi. Vaiano Carlo. Su 14 voti. Allora, i voti utili sono 14, quindi la votazione è infruttuosa. Dichiaro alle 16:47 conclusi i lavori del Consiglio Provinciale.